Bene, questo è il secondo giorno di Folk Fest, siamo qui per Iron Folks e gradito ritorno su questi schermi gli Ulvedar, dopo l'ultima volta che ci siamo visti. Graditissimo. Che la prima intervista risale ancora al Gods of Folk dell'anno passato. Cosa volete dirmi? Che dal vecchio Gods of Folk sono cambiate tante cose. Abbastanza. Mi è cresciuto un sacco di barba, tette, anche. Sono cambiato un sacco di cose, no? Non solo il fatto che a me è cresciuta la barba e Claudio è diventato più figo, il Freddy ci brucerà. E io sono loro. E lui è il perché non c'ero io. Esatto, perché non c'era nella vecchia intervista, sono cambiato un sacco di cose. Sostanzialmente è uscito un disco e non abbiamo più un demo masterizzato così alla buona. La cosa professionale è un po' più di un altro livello, diciamo. Eccoci. Questo grazie al nuovo contratto che abbiamo fatto per l'etichetta di Durante, per la Mulle Record. Abbiamo potuto, avuto la possibilità appunto di firmare per il contratto, appunto di fare un disco, così come dicevamo, un livello un po' più che altro la distribuzione, non poterlo distribuire anche altri un po' all'estero, comunque non il solito concerto che facciamo, non il solito concerto che è finita lì, è suonato, basta, ti vendo il CD. La distribuzione è un po' più di un altro livello, un po' più seria. Questo ti dà un minimo di visibilità. Sì, immagino. È tra l'altro la vostra prima volta al FOSC, però vi siete fatti notare suonando spesso in giro, specialmente ultimamente, cioè dal Gods of Folk al Povero Colony e poi un sacco di altre date, anche in festival tra l'altro piuttosto importanti, o sbaglio? Di veramente importante nella scena, diciamo, italiana, ecco. Sì, diciamo che siamo più adepti del suonare nel localino che grandi festival, perché effettivamente non è che l'abbiamo fatti, era che è la prima occasione veramente così grande. Così grande. E vedremo di fare il nostro peggio come al solito. Giustamente. No, mettiamo tanto. Finché non finisce. Infatti stavamo dicendo giusto prima che lo scorso anno è uscito il vostro primo album, Swords of Midgard per la Moonlight. Parliamone, nel senso, cosa avete fatto e perché? Tra l'altro per la grafica avete usato le nostre foto, quelle di Iron Folks, della Francesca, del che vi ringrazio. E comunque uno stesso live. Esatto. E onoratissimi di averlo fatto, nonostante mi ha scritto un nome sbagliato. Appositamente. Questo? Appositamente. Ecco, quello che succede. È arrivato lui. Ecco. No, perché i capelli alpini. Sempre bene. Va sempre bene. Dipende cosa vuoi sapere riguardo di tutto ciò. La tematica, bene o male, rimane sempre quella. Diciamo che l'immagine di copertina deve andare a richiamare quello che è il contenuto del disco, quello di cui si parla del disco. Sostanzialmente, essendo una via di mezzo tra storia e mitologia, non potevamo non prendere l'immagine significativa, diciamo, del mondo nordico norreno, che appunto le tre spade di Sverdi, di Sverdifjel, che rappresentano appunto l'unità scandinava, e quindi era un simbolo che non poteva non essere utilizzato, almeno a mio avviso. Che voi, tra l'altro, grafica a parte, voi fate un misto in pratica tra thrash metal con tematiche pagane, diciamo, alla fine. Si può dire così, ma in realtà la cosa è leggermente diversa, diciamo che... Siamo qui per parlarne. Sì, infatti. Diciamo che in questo paese non c'è molto la cultura del death metal scandinavo fatto in una certa maniera, ok? Se dovessimo andare a controllare, diciamo così, nel dettaglio i dischi di certi particolari gruppi, ti accorgi che effettivamente hanno delle ritmiche, riff e roba del genere che sono molto trash, nonostante vengano categorizzati oltre. Diciamo che riprendiamo un po' un discorso lasciato indietro da due dischi ormai, dagli Unleashed, e continuiamo su questa strada filo svedese, death svedese, vecchia scuola, e con tematiche pagane, tanto quanto gli Unleashed, che ormai dall'89 lo fanno. Esatto. Beh, per l'appunto
Swords of Midgard ha ricevuto pareri molto contrastanti in termini di critica, perché alcuni l'hanno abbondantemente promosso, mentre altri, specialmente italiani, l'hanno stroncato senza tanti complimenti. Per i motivi più disparati, alcuni per le tematiche, alcuni perché non innovate, altri perché innovate troppo, insomma hanno fatto su... Non si sa. No, è un parere su questa cosa, se volete. Volete dire qualcosa che vuoi? Dai, di qualcosa te, che non hai ancora detto niente. La questione è che non mi aspettavo nient'altro, ma siccome dal mio punto di vista, questo è mio, poi saranno liberi di quello che vogliono anche loro, sostanzialmente chi ha usato magari uno stile che, per quanto sia datato, perché ormai è una buona ventina d'anni se non di più che si usa questa tipologia di musica, così vogliamo dire, chi ha innovato leggermente questa cosa è sempre stato visto all'inizio come qualcosa di non molto gradito, specialmente nell'ambiente italico, perché è qualcosa che è estraneo dai concetti musicali che normalmente si ha. Sai che se fai trash ti parli di quello, sai che fai death parli di quello, se qualcuno te lo ribalta leggermente o comincia a inserire qualcosa che normalmente non fa parte dei canoni, inizialmente perlomeno viene sempre visto, per quanto riguarda questo paese, come una cosa che non è prettamente giusta, mettiamola così, mentre all'estero invece però probabilmente hanno un'apertura mentale e musicale un po' diversa. A quanto pare trovano questa piccola, perché alla fine generale, come genere è appunto datato, questa piccola innovazione è una cosa di probabilmente valido, visto le votazioni che ci hanno dato, a recensioni, però è un parere mio. Ok, beh, invece critiche a parte, la risposta del pubblico, siete soddisfatti? Perché vedo che avete conquistato una discreta quantità di fan ultimamente. E soprattutto di molteplici età, per andare contro un commento che ho letto ultimamente, che sono tutti quindicenni con la maglietta sul martello di Thor. Il riscontro invece è molto vario, c'è gente che ha molto più di 40 anni che ci viene a seguire appunto perché ritrova quelle sonorità di fine anni 80 e anni 90 che oggi comunque tanti con la musica moderna sono andati un po' a perdere. Quindi in realtà abbiamo una grossa fetta di fans, se così vogliamo chiamarli, perché non riesco a ritenerli fans, ma perché amici. Io stesso non mi ritengo sopra un fan, ma mi ritengo la stessa roba, sei una persona che sono una persona io, quindi non c'è differenza tra le due. Sostenitori, dai. Sì. Comunque una grande varietà d'età, di fasce d'età, e questa è una cosa che apprezzo tantissimo, vuol dire che chi conosce già queste sonorità ha trovato qualcosa probabilmente che si rifà a quelli che sono i suoi gusti, e le nuove generazioni stanno riscoprendo qualcosa che probabilmente stava andando a sparire nel tempo. Va bene. Beh, a questo punto, come sapete, la sesta domanda è quella libera, cioè io vi lascio dire quello che volete nei limiti della legge e fate voi. Ho già presente cosa potrebbe dire il Freddy, ed è la parola... Tente. No? No? È la parola no. No? È tipo cosa che tu il Freddy. Bene. Ci aspettiamo di fare tanti live, quello sì. Okay. Tanti live, per un bel supporto dalla gente, come parlavo adesso. E soprattutto non abbiate paura di far casino, non aspettiamo nient'altro. Perfetto. Che di palco. E soprattutto non rompeteci le palle, che non ce ne frega un cazzo. Mettete l'accendino, per favore. E trovate un momento proprio preciso per fare l'accendino. Sì. Scusatemi. Vabbè, niente, salutiamo. Ciao. Ciao. Bella.